Ragazzi, io non ci posso credere, ragazzi, io non ci posso credere, io non ci posso credere che siamo stati capaci di perdere con sta squadra su un campo vergognoso, de patate. Lo sapete che cosa mi fate pensare? Che allora la sconfitta con l'Udinese per 4-0 non era un incidente di percorso, che stiamo passando un periodo in cui non ci stiamo a capire niente, perché il primo gol che prendi è vergognoso. Perché il secondo gol che prendi, te perdi il giocatore, te fai sarta come un birillo. Ma la concentrazione dove sta? Ma la Roma dell'anno scorso, dopo tutto quello che abbiamo passato di negativo, il percorso di crescita che avevamo fatto, dove cazzo sta? Io vorrei sapere che cazzo vi sta a succedere, ragazzi. Io vorrei sapere che cosa cazzo vi sta succedendo. Me sto a avvelenare l'anima. E non è possibile ogni volta una storia del genere, non è possibile, non è possibile. La seconda partita di fila che mi fate girare il cazzo. Perdi 4-0 con l'Udinese e mi incazzo come una bestia. Qua perdi 2-1, ragazzi, in un modo veramente vergognoso. Mo devo cercare di analizzare la partita, ma voglio proprio vedere se ci riesco. Voglio proprio vedere se riesco a essere lucido. Un percorso di Europa League che comincia nel peggiore dei modi. Peggio di così non potevi cominciare. Per fortuna che tu te la dovevi giocare col Betis, che era la squadra. Mi è sembrato. Ma tanto non la pareggi sta partita. Sembrava gol, ragazzi. Non la pareggi sta partita. Non la pareggi perché va così. Non la pareggi perché va così. Detto questo, sono una persona educata e vi saluto. Se volete il parere del buon Fabio, lasciatemi piace, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche. Se volete la live reaction pure, lasciatemi piace. Se vediamo. Sì, se vediamo domani. Sto. Ragazzi, veramente. Il sangue al cervello mi sta andando. Mi sta andando il sangue al cervello. Cercherò di essere lucido. Io partirei prima del campo de patate e via dicendo. Per quanto non la voglio utilizzare come scusa. Per quanto non voglio utilizzare come scusa gli errori arbitrali, perché ci stanno anche degli errori arbitrali. Ragazzi, io parto dall'indisponibilità, fanno parte del gioco. Sono assolutamente d'accordo, perché è così che funziona, eh. Cioè, vediamo un po' che succede. Ma che è un altro rigore? Ma ragazzi, io non ho parole, ragazzi. Io me ne vado! Cioè, ma manco questo gli ha fischiato! Ragazzi, io non lo so. Ragazzi, ce n'era uno anche su Pellegrini nel primo tempo. Ragazzi, io non lo so, io veramente. Allora, riordiniamo le idee. Come possono permettere ad una squadra del genere, con un campo del genere, di partecipare ad una competizione europea? Voi me lo dovete dire, questo era un campo di patate, ragazzi. Dice, no, vale pure per loro. Non è giocare a pallone. Questo non è giocare al calcio. La palla prende le buche o prende gli avvallamenti e rimbalza a cazzo di cane. L'idoneità ci vuole. Non lo dico perché ho perso, l'avrei detto anche avessi vinto o anche avessi pareggiato. È una cosa che dall'inizio della partita ho detto, la devo dire a prescindere perché è veramente vergognoso. Non entro, ragazzi. È anche stregata la partita, è finita la partita. Non glielo puoi permettere di giocare le partite così. Allora, indisponibilità, Abraham, Darboh, Elsharaoui, Kumbulla, Wijnaldum e Zaniolo fanno parte della partita e ok, ci può stare, non dico assolutamente nulla. Sono convinto che probabilmente con Abraham però avremmo fatto un altro tipo di partita. Belotti ancora non vogliava fare, ragazzi, non è per cattiveria, ma non c'ha 10 minuti di autonomia, si è allenato da solo per tutta l'estate. E quindi più di tanto da Belotti non si poteva pretendere. Mi sono immaginato un altro tipo di partita in cui Belotti insieme a Dybala da titolari nella prima si ritrovano che e cominciano a. E con Belotti che la butta dentro e così non è andata. E va bene così. Situazione di campo, ok, ne ho parlato. Uno schifo di quelli pazzeschi. Situazione errori, ragazzi, errori arbitrali. Io non mi voglio attaccare né alle situazioni di campo né agli errori arbitrali. Però, ragazzi, non è che vattene a fanculo, va. È finita in questo momento. Voi capite bene che sono cose che comunque indirizzano la partita. Se sei forte, alla fine i batti lo stesso, eh. Cioè, vinci contro una squadra del genere, ragazzi, perché sapevano veramente fare due passaggi uno filo all'altro. Tu su due errori tuoi hai regalato un'altra partita. Hai regalato. E io ancora una volta. Allora, Mourinho, no, io dico no. Dopo quel 4-0 contro l'Udinese, no, io penso che si sia fatto sentire negli spogliatoi, no? Non è servito a niente, quindi. A livello di atteggiamenti, non è servito assolutamente a nulla.
Perché oggi abbiamo visto una squadra soporifera, ragazzi. Abbiamo fatto una fatica e una difficoltà di quelle assurde. Per quanto possa essere in campo assurdo e difficile, scusate il gioco di parole, ma tu devi accelerare, tu ci devi mettere... Te manca proprio il piglio che c'avevi l'anno scorso, dopo il percorso di crescita che hai fatto post-Bodo. Io ho visto una Roma sempre combattiva, seppure non è una squadra che si mette là e fa tiki-taka alla Guardiola. Ma oggi è mancato veramente tutto. In termini di atteggiamenti, io mi aspetto una squadra combattiva. Ma tu veramente vinci la Conference League, fai il salto di qualità, perché alla fine il salto di qualità lo fai. Vai a giocare una competizione superiore. La partita dell'esordio contro un avversario abbordabilissimo che devi piappallonate. Ma io stasera mi accontentavo pure di vincere 1-0. Non ci sto a perdere in questo modo. Perché in conto è che dici ti hanno fatto una capoccia così, non ci hai capito un cazzo. Tutto quello hanno fatto passaggi, cose, hanno creato occasioni su occasioni e sono stati più bravi di te da quel punto di vista. Ma tu hai commesso una marea di errori tecnici. Gli hai regalato Ducò. Io ancora non capisco come è stato possibile. E là dice te incazzi con Smalling. Sì, la responsabilità l'hai di Smalling. Se sono aperti, Smalling non ha seguito. Cristante sa guardare e non andava e non interveniva. La difesa si è aperta, l'hanno lasciato entrare come una lama nel burro. Dice no perché Pellegrini è il primo tempo, lancio di Dybala, fa il pallonetto, la palla esce fuori. Tu sei magnato quel gol, non l'hai buttata dentro quella palla. Il primo gol lo prendi così. Fai il gol del pareggio. Io non ci credevo quando ho visto il gol del pareggio. Cross perfetto dei Pellegrini, capoccia del Sciomuro, dove non ci credevo manco io. Guarda che razza di possesso. 54 noi, 46 loro. 5 tiri noi, 3 loro. Totali 18-12. 18 noi e 12 loro. Non è sufficiente quello che hai fatto. Non è sufficiente. Perché tanto quell'altri hanno vinto. Perché tanto l'altra Squarberis ha vinto 2-0 e già so 3 punti in più che ha preso. Una squadra di terza fascia che io la paragono a noi. La paragono bene, insomma è una squadra sicuramente ostica. Tu non puoi perdere punti così. Ecco, stanno a ripassare gol, guarda Smalling, Cristante, Mancini addirittura che per seguire l'uomo taglia proprio completamente, se disinteressa dell'uomo che c'ha la palla. Ma come fai a fare un errore del genere? Non lo fanno manco alle partite dell'oratorio un errore così. Ragazzi è grave, ragazzi è un errore gravissimo, la pareggi è ok, avevi rimesso in piedi una partita, un pareggio invece sarei pure stato perché oggi non meritavi di vincere, un pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, ma 2 secondi dopo che pareggi ne commetti un altro d'errore, ma Ibañez che se perde, Ibañez io non lo capisco ragazzi, Ibañez una volta fa una partita da Sergio Ramos, una volta fa una partita da Fazio, è un qualcosa d'assurdo. Te perdi l'uomo in quel modo, te fai saltare come un birillo. Manco a dì che c'hanno tutta sta qualità. Dice tutti i brasiliani là davanti. Non ce l'hanno tutta sta qualità. Se no non giocano a Ludogorets quei giocatori. Giocano al Barcellona, a Real Madrid. E pigli il secondo gol così. E se la dovevamo piangere il culo così. Ma io non c'ho, veramente ragazzi, io faccio fatica a capire. La Roma dice stai calmo appena comincia a me però del culo. Non ce la faccio. È più forte di me, vedo ste partite, ma avveleno, mi avveleno, eh!